trovi anche da altri patrioti di altre nazioni. Pensiamo che soltanto 4 anni dopo la morte di Canepa, Rosano lo giudice, in India un uomo chiamato Gandhi conquistava l'indipendenza per la nazione indiana, proprio seguendo i criteri e gli stessi principi della lotta che ha animato i giovani del Levis, gli stessi valori, i valori della libertà, della solidarietà e soprattutto dell'uguaglianza, perché in nessun paese civile del mondo si può parlare di unità senza uguaglianza, e nella nazione italiana o in quella che si definisce la nazione italiana, nello Stato italiano, questo principio di diritto universale è stato sempre sistematicamente violato. Quindi quando i signori della politica di qualunque parte, da destra e sinistra, dicono di voler rifondare l'unità nazionale, mentono, perché non ci sono i presupposti giuridici, non ci sono i presupposti politici, perché in questo paese l'uguaglianza non è mai esistita. Ebbene, Antonio Canepa, Rosano e il loro giudice si sono battuti per l'indipendenza della Sicilia proprio perché questo principio universale dell'uguaglianza, che era venuta sempre a mancare nello Stato italiano, doveva essere riconquistata soltanto in una maniera, soltanto con la conquista e l'applicazione e l'attuazione del diritto universalmente riconosciuto all'autodeterminazione, quello stesso diritto che oggi noi indipendentisti siciliani rivendichiamo. Ebbene, io penso che il sangue di Canepa, Rosano lo giudice, non sia scosso in vano, non sia scosso in vano perché ci hanno lasciato una grande eredità, che non è soltanto un'eredità morale, non è soltanto un'eredità politica, ma è uno strumento di lotta. È come se con lo Statuto siciliano, che è stato scritto col sangue dei giovani del Levis, ci hanno lasciato le armi democratiche per poter conquistare la nostra indipendenza, perché il segreto sta tutto là. Noi dobbiamo convergere al di là di quella che può essere una divisione, ma è una divisione virtuale. Dobbiamo anche, soprattutto, attraverso anche varie componenti, far sì che questa divisione rimanga una divisione virtuale e che ci sia soprattutto un'unità di intenti anche tra le diverse componenti indipendentiste, perché se bisogna fare un unico soggetto politico, un unico soggetto politico raccogliticcio, che non sia, che non abbia un corpo e non abbia un'anima, allora meglio non farlo. Ma se questo soggetto politico deve essere supportato da altre componenti che lottano nel sociale, che lottano nel culturale, che lottano nel giuridico, allora ebbene noi vediamo che anche in maniera che gli altri possono pensare in maniera divisa, in maniera sparsa, ma se siamo animati dalla unità di intenti e saremo veramente un solo corpo e una sola anima, allora noi veramente possiamo combattere, possiamo raggiungere l'obiettivo che ci prefiggiamo. L'attuazione dello statuto è un primo passo per arrivare all'indipendenza. Senza questa tappa intermedia nessuna indipendenza potrà mai essere raggiunta. E io penso che appunto sotto questo aspetto l'eredità morale, spirituale e politica che ci ha lasciato Canepa e i suoi giovani sia di fondamentale importanza. Dobbiamo solamente non litigare tra di noi, le divisioni mettiamole da parte, le azioni anche, le azioni anche, diciamo, che possono sembrare in ordine sparso, se alla fine vengono unificate da un'unità di intenti, allora possono far sì che raggiungiamo l'obiettivo che ci prefiggiamo. Quindi con questo intento io ritengo che lo statuto siciliano, che è legge costituzionale, e per questo statuto dobbiamo batterci. Esso rappresenta la legalità costituzionale che sistematicamente è stata violata da tutti i partiti dell'arco costituzionale, e questo deve essere il punto di forza del partito indipendentista. Il partito indipendentista
Il partito indipendentista oggi rappresenta un elemento paradossalmente di stabilità istituzionale, perché abbiamo una rivolta sociale veramente strisciante, abbiamo un paese che si sta spaccando, e chi è separatista in questo paese paradossalmente non sono gli indipendentisti siciliani, ma è lo Stato italiano che attraverso la Lega sta spaccando anche politicamente un paese che è stato sempre diviso dal punto di vista economico. Gli indipendentisti siciliani non sono mai stati separatisti. Fino a chiaro aprile configurava la Confederazione Euro-Mediterranea, ed è su questi valori che noi dobbiamo andare avanti. Noi diciamo no all'Italia, noi diciamo no all'Europa, diciamo invece guardiamo con molta fiducia alla Confederazione Mediterranea che l'Unione Europea vuole affossare. E lo sapete perché vuole affossare? Perché l'Unione Euro-Mediterranea è composta da 27 paesi, di cui solo 12 dell'area mediterranea, quindi ha una grande supremazia dal punto di vista numerico di paesi dell'Europa, soprattutto paesi dell'est che con l'area mediterranea non c'entrano niente. La Sicilia, i paesi rivieraschi del Mediterraneo che si affacciano nel Mediterraneo vogliono diventare protagonisti. Lo statuto può diventare un grande strumento di decollo economico attraverso la leva del federalismo fiscale non nazionale, non padano, ma quello siciliano. Perché la nazione siciliana, ma tutte le altre nazioni del Mediterraneo e europee che si affacciano nel Mediterraneo possono veramente costituire la nuova politica, il nuovo mondo, la nuova frontiera che gli indipendenti da 1946 guardavano con molta attenzione e con molta fiducia per un nuovo mondo fondato su nuovi principi, su quei principi dell'uguaglianza, della solidarietà e della tolleranza di cui la Sicilia è stata sempre portatrice in tutti i suoi secoli. Grazie. Bravo,